E salve a tutti gente sono Romanzio e benvenuti sul mio canale Siamo nel video tutorial del venerdì E oggi doveva essere il video riguardante come hackerare Minecraft Ma oggi saremo a come giocare su Minecraft col multiplayer Io ho fatto diciamo una ricerca su, eh, su internet E ho controllato che la maggior parte di giocatori di Minecraft Pocket Edition Non sanno giocare in multiplayer E io adesso... Vi farò vedere come si gioca in, su Minecraft Pocket Edition multiplayer in tre modi. La pr il primo modo che è molto più semplice e sicuramente ce l'avrete già attivo: è andare su impostazioni multigiocatore, attivare questo pulsantino. Che questo pulsantino fa, in poche parole, attivare le partite in multigiocatore. Come funziona? Un vostro amico viene e volete giocare su Minecraft Pocket Edition. Voi dovete solo dare la password del wifi al vostro amico e uno di voi due dovrà scegliere in quale mondo volete entrare ed ecco qua è già fatto. Poi nell'area mondi apparirà il, il mondo in un server diciamo nello stesso, dello stesso wifi. Ecco e questo era il primo metodo, il più semplice si può dire. Il secondo metodo è quello un po' più complicato. Andiamo nel, in gioca, ci sono tre. Tre Selezioni Mondi, Reans e Amici. Andate su Amici, vicino ad Aggiungi Amico c'è questo piccolo pulsantino. Lo cliccate e si andrà nel menu eh, di Aggiungi Server esterno. A che serve? Questo modo per aggiungere un server serve per andare in un server. Eh, si sì, serve, serve, server per andare in un server. Si, sì, lo ripeto di nuovo. Come per esempio. Quando io gioco negli Hunger Games eh, o i Survival Games o qualsiasi server di Lifebot, io uso questi, questo server. Così clicco questo pulsantino, aggiungo un nome che voglio, persino, posso persino chiudere gli occhi e cliccare quello che voglio. L'indirizzo IP, questo purtroppo io ve ne posso dare almeno uno perché è l'unico che mi ricorda al massimo. Però dovete andare su internet e cercare i server di Minecraft PE o attivi o quelli 24 ore su 24 attivi al 100%. Io, per esempio, io conosco il mio che gioco quasi la maggior parte del tempo ed è cg37.lbcg.net. Dopo aver fa messo fatto. La porta per questo server è uguale, perciò non la dovete cambiare. Di solito i server di Minecraft Pocket Edition non cambiano mai la porta, ma fate attenzione, mi raccomando. Dopo aver aggiunto i server, babbo, in questo caso questo server è già aggiunto, e voi vi ritroverete nella schermata di, di, di indietro e vi ritroverete qui. Questo è il server che hanno aggiornato ultimamente, non mi piace, non mi piace. E questo è il mondo, diciamo, è il server in cui io gioco eh, negli Hunger Games. Come potete vedere funziona 100%. Il problema è che dovete sempre usare internet, in qualsiasi modo per giocare in multiplayer dovete usare internet. Comunque questo è un modo per andare nel Survival Games, possiamo dire. Poi ci sarebbe un altro modo. Siamo su Play Store adesso e vi dico il terzo modo, diciamo quello che uso eh, più spesso, frequentemente quasi come Facebook, ed è questo. Andiamo su App, Store, eh, su App Store, oh mio Dio, su Play Store e andiamo a cercare Minecraft multigiocatore. E io, naturalmente, ho scaricato il secondo, Blockman Multiplayer per Minecraft PE, eh, si aggiorna per qualsiasi versione. Oh mio dio che clicco e, Ed è molto buono Per me è molto buono Lo uso quasi sempre E guardate è bellissimo Hanno aggiunto pure diciamo i, i, i suoi server Che survival games for minecraft eh, Come opzione Come si può vedere sono tutti server Di persone non famosissime O youtube può essere Comunque eccoci qua questo è il secondo modo, il terzo modo che uso per giocare in multiplayer. È buono, efficiente. Mi sono fatto, diciamo, alcuni amici, o altri devo ancora rispondere alla loro richiesta di amicizia. Ed è buono, potete pure chattare con i vostri amici. E la cosa bella è che potete creare il vostro server cliccando il più. Ci sono due opzioni, quick in, cioè potete entrare in qualsiasi server a random e poi creare server, create server. Eccoci qua, questo diciamo che è un altro server che eh, posso creare e ci sono molte impostazioni di gioco. E guardate, posso cliccare qualsiasi e posso entrare benissimo. Però vi voglio ricordare di fare attenzione, come potete vedere c'è delay. Questo sarebbe tipo la velocità del server, mi raccomando fate attenzione, quello naturalmente più chiaro è quello migliore. Ci sono pure le impostazioni di tutte le versioni o la mia versione, tutti i modi e potete, mi sposto il mi piace, cliccare qui e cercare un numero che corrisponde a una persona, come ad esempio io ho messo questo numero a caso ed è uscito lei, mi sembra lei. Molto buono, potete farvi i vostri amici, anche persone che non conoscete. Comunque, ecco qua il mio ID, il mio ID Code, il mio codice ID. E come potete vedere, Fair 010, maschio, naturalmente maschio, e col cappello e le cuffie, il mio simbolo, cioè il mio marchio di fabbrica. Comunque, dovete fare, diciamo, un account come Facebook, come potete vedere, vuoi uscire? No. Preferisco questo account setting tutto potete pure comprare la, diciamo il coso VIP. Non so come dirlo il coso VIP il pass VIP. Dove vi fa, diciamo, diventare tipo il boss del, dell'app è molto buono, non mi devo convincere se volete, usate questo oppure giocate nei server che è come giocare in questo, però, molte più opzioni, molto, molte più persone. Tutte queste cose. È un buon modo. È bello, è figo. Ci può stare. Comunque, mi raccomando, non perdetevi il video di sabato e ci si vede alla prossima. Ciao.